Ciao Privet nuotatori, Ловцы! oggi parliamo dell'azione delle gambe nello stile libero. Sapete che esistono le gambate con 6, 4 e 2 battute per ciclo di bracciata. Amici, può essere che alcuni di voi abbiano dubbi su come effettuare la gambata con 2 battute per ciclo di bracciata e come coordinare l'azione delle gambe con il movimento delle braccia e come fare correttamente un colpo di gamba e in quale momento della bracciata. Ora vi faccio sapere come bisogna fare questa gambata e ve la faccio anche vedere. Sapete già che 2 colpi di gambe si fanno per un ciclo di bracciata, cioè per il movimento di entrambe le braccia. Allora, ecco un semplice esercizio. Entriamo in acqua, ci spingiamo dal muretto della vasca, cominciamo a scivolare in avanti e facciamo solo una bracciata. Per esempio con il braccio destro e contemporaneamente facciamo un colpo verso il basso con la gamba omolaterale, cioè destra. Vi faccio vedere, ecco, cominciamo a fare la fase subacquea della bracciata e in questo momento viene effettuato un colpo di gamba. Dobbiamo fermare il braccio lungo il corpo, continuando a scivolare. Quindi in questo esercizio voi attivate solo 2 arti, il braccio destro e la gamba destra, mentre il braccio sinistro è disteso in avanti e la gamba sinistra è allungata fino alla punta dei piedi. Ripeto, ci spingiamo dal bordo e scivoliamo per un istante, poi attiviamo il braccio e la gamba omolaterali e dobbiamo continuare lo scivolamento sino al punto di arresto. Poi ci riposiamo e torniamo nella posizione iniziale. Dopodiché facciamo di nuovo, ci spingiamo dal bordo, cominciamo a scivolare, facciamo la fase subacquea della bracciata e un colpo di gamba. Ci fermiamo con il braccio e con la gamba fino alla fine dello scivolamento. Nel momento in cui facciamo una bracciata e una gambata, dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su un movimento coordinato degli arti. Questo esercizio bisogna farlo più volte con il braccio destro e la gamba destra. Dopodiché bisogna cambiare il lato e fare con il braccio sinistro e la gamba sinistra. Poi facciamo lo stesso esercizio, ma dobbiamo effettuare il ciclo completo di bracciata e di gambata, cioè facciamo una bracciata completa con il recupero aereo e un colpo di gamba omolaterale. E un'altra volta una bracciata della mano opposta con un colpo di gamba. A questo punto possiamo dire che voi avete imparato a fare la gambata con 2 battute per ciclo di bracciata. Se non riuscite a fare il ciclo completo della bracciata e della gambata, dovete tornare all'esercizio precedente e di nuovo provare a farlo solo con un braccio e una gamba. Poi riprovate con tutte e 2 le braccia e 2 colpi di gambe. Riposate, tornate nella posizione iniziale e fate un'altra volta. Dopodiché provate a fare 4 bracciate, 6 e alla fine tutta la vasca. Lo riuscirete a fare sicuramente. Ecco è tutto. Questo semplice esercizio vi aiuterà moltissimo a capire la tecnica della gambata con 2 battute di gambe per ciclo di bracciata. Ciao a tutti e nuotate tutti!